Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stasera in onda, come stai? Come mi metto? Comodati qua, credo. E Federico Geremica, buongiorno alla stampa, ciao e benvenuto. Ciao Davide, buongiorno. Grazie per essere qui. Allora, stava per intercettare Donzelli di Fratelli d'Italia, la nostra Ludovica Ciriello, che è appostata, lo indica... Eccoci. Io sono qua. Venuto per sentire. Postata sotto la sede di via della Scrofa. Onorevole, si ferma un secondo. Aspetta, che sei tutta nera, però, nel senso che non sei in ombra. Dov'è Donzelli? Usciamo fuori, sì, usciamo fuori. Non posso fare io la conferenza stampa di fine anno. Aspetta, non abbiamo Giorgia Meloni, però abbiamo uno dei suoi uomini più fidati. Certo. Eccoci qua. Donzelli. Allora, c'è chi dice ogni riferimento a Giuseppe Conte non è casuale, che in qualche modo Giorgia Meloni ha voluto togliersi dall'impiccio della conferenza perché dopo i problemi del patto di stabilità, del MES, di questo si tratta. Guardi, con tutto il rispetto per chiunque, non interessa mettermi a attaccare le opposizioni. Durante questi giorni scorsi di Natale ho visto addirittura Conte ridotto a inventarsi un video di un suo confronto mai esistito da Vespa con la Meloni, perché siccome perde sempre, tutte le volte si confronta con la Meloni, sarei dovuto ricreare con dei videomontaggi, stracciando pezzettini per far finta e dire l'avrei potuta battere la Meloni, cioè siamo a sto livello. Quindi pensiamo all'Italia, noi, e non a quello che dicono gli altri. Tra l'altro oggi ora è arrivata l'ottima notizia che l'Europa ha sbloccato anche l'ultima tranche per il PNRR. Ricordo, a sentire le opposizioni, devastazione col governo Meloni, il PNRR l'abbiamo ritrattato e centriamo ogni obiettivo e grazie a noi arrivano i soldi del PNRR, quindi le cose vanno, nonostante tutto riusciamo a far andare le cose nel migliore modo per l'Italia. Anche nella maggioranza, diciamo, dopo la questione del MES di ieri. Ma sì, no, Giorgetti ieri è stato chiarissimo, c'è serenità, tranquillità, in Italia siamo compatti, in Europa abbiamo delle posizioni leggermente diverse ma che sono perfettamente compatibili. Non siamo sovrapponibili, siamo compatibili. Grazie. Bene, grazie.